Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi parliamo di una scatola magica riempita di ingranaggi che comunemente chiamiamo cambio. Eh sì, il cambio che abbiamo forse tutti l'idea sbagliata che sia qualcosa di assolutamente facile da ottimizzare, da settare. In realtà il cambio necessita comunque di una particolare attenzione e di uno studio comunque abbastanza approfondito. Infatti il cambio è quell'organo del motore che ci permette di poter trasferire in modo corretto la coppia che il motore stesso sfrutta alle nostre gomme pneumatici, alle nostre ruote. E quindi se non è settato come si deve, questa potenza, questa coppia, non viene trasferita come si deve. Partendo dal presupposto che sapete più o meno come funziona il cambio, sappiamo che se allunghiamo i rapporti del cambio, otteniamo più velocità e che al contrario, se accorciamo i valori del cambio, otteniamo più ripresa, cioè abbiamo più potenza in accelerazione, più accelerazione, dai. Quindi da questo presupposto cosa ne possiamo dedurre? Che bisogna settare il cambio in base a che cosa? Ragazzi, sempre in base al tracciato. Ma prima di andare a studiare il tracciato, bisogna assolutamente andare a regolare l'aerodinamica e assolutamente scegliere il carico di benzina che andrete ad utilizzare in gara. Sì, perché cosa va a influenzare? Sicuramente la tenuta di strada, ma soprattutto la velocità. E siccome noi dobbiamo trasferire la coppia del motore alle gomme, perché cosa? Per la velocità. Quindi aerodinamica, carico di benzina e poi ci possiamo attaccare al cambio. Primo errore da evitare è quello di attaccarsi subito al cambio. No, aerodinamica, carico di benzina e poi il cambio. E quindi che cosa facciamo? Andiamo a studiarci il tracciato. Abbiamo un tracciato tecnico, un tracciato lento? Bene, allora dobbiamo accorciare le marce. E fin qui è tutto semplice. Abbiamo un tracciato veloce? Allora bisogna allungare le marce. No, non è così. Bisogna andare, cioè sì, fondamentalmente è così. E se fosse solo così, saremmo tutti bravi a configurare un cambio, a settare un cambio. In realtà bisogna fare degli studi e la prima cosa da fare è scendere in pista con il cambio standard che vi propone il simulatore e andare a ricercare il punto della pista più veloce. Prendere qualche metro, direi una cinquantina di metri prima del punto di staccata e cercare di ottenere la massima velocità possibile che la vostra auto vi può fornire con l'ultima marcia, ovviamente. Da lì iniziate a settare il vostro cambio. Quindi se siete riusciti ad ottenere 300 km all'ora, perché siamo su Monza, abbiamo una bellissima macchina, settate 300. No, perché se io sono in gara, in scia, che faccio? Se sono alla massima velocità a 300, devo prevedere che se sono in scia sicuramente andrò più veloce, perché ho meno resistenza dell'aria, giusto ragazzi? Quindi di conseguenza andrò a mettere 10-15 km all'ora in più. Quindi ho impostato 310-315, d'accordo? Però per fare tondo tondo, siccome avevamo messo 290, mettiamo 300 e poi vi spiegherò perché. Quindi ho impostato 300 all'ora perché ho un margine per un'eventuale scia di un avversario e quindi di conseguenza adesso devo andare a calcolarmi il valore delle marce intermedie. E come si fa? Scendete in pista e le provate. No, ragazzi, c'è un metodo per poterlo calcolare. Come faccio a calcolare il rapporto di marcia delle intermedie? Semplicemente devo fare in modo tale che ogni volta che passo una marcia non devo andare sotto coppia. E come si fa? Sono due metodi. O scendo in pista, come vi dicevo, e provo, e quindi ogni volta aumento o diminuisco i vari rapporti, però è molto aleatorio e si perde molto tempo. Oppure parto da una base che mi può dare un calcolo. Come faccio a calcolare valori intermedi che mi diano una progressione senza perdere coppia ogni volta che innesco una marcia? Partiamo dal presupposto che stiamo lavorando con un cambio a 6 marce e partiamo dal presupposto anche che il simulatore ci indica anche il valore della velocità massima che possiamo ottenere con ogni singola marcia. Da qui facciamo un calcolo. Prendiamo il valore della velocità massima dell'ultima marcia, nel nostro caso 300 all'ora. Vi ho detto 300 per semplificare il calcolo, ragazzi. 300 all'ora. Da questi 300 all'ora sottraiamo il valore massimo della prima marcia. Diciamo 100 all'ora. Quindi 300 meno 100 fa 200.
e dividiamo questo 200 per il numero di marce meno 1. Quindi abbiamo 6 marce, meno 1 fa 5. 200 diviso 5 fa 40. Quindi il valore che dovrò avere tra ogni singola marcia sarà di 40. Cioè, la prima va a 100 all'ora, la seconda farà 140, la terza farà 180, la quarta farà 220, la quinta farà 260 e la sesta farà 300. Ecco il calcolo. E quindi avremo un rapporto di cambio abbastanza ottimizzato. Però ragazzi, attenzione, non è una legge universale, è un metodo per avere già una buona base. Proprio meglio, è bellissimo, già funziona, è tanto meglio per voi. Oppure, in alcuni tracciati avrete la necessità di andare ad aggiustare questi vari valori intermedi, che so, della terza e della quarta, perché in un determinato settore avrete necessità di avere una terza più lunga o più corta e vi accorgerete che sarà meglio forse perdere un pelino tra terza e quarta per andare a guadagnare magari tantissimo in una curva particolare del circuito, perché avrete bisogno di una terza più corta o più lunga, non lo so. E quindi qua ragazzi sta a voi fare lo studio di come impostare il vostro cambio. Quindi vi ho dato la base di calcolo, che già è qualcosa di abbastanza interessante, e poi sta a voi affinare, andare a ottimizzare, a modellare il vostro cambio in base alle vostre esigenze e soprattutto dopo aver fatto uno studio accurato del vostro tracciato. E qui si torna sempre alla solita cosa, che sia la serie consigli di guida per principianti o per il setup per principianti, c'è sempre una cosa ragazzi che torna sempre nei miei discorsi: la pratica. Io vi do le tecniche, però alla fine ragazzi non credete che scocchio le dita, questo è il cambio ragazzi, vai Monza, questa macchina di... No, è sempre andando a provare e a testare, non finirò mai di dirlo. Poi ci sono dei fenomeni ragazzi, setup qui là, vanno in pista, setup perfetto, vanno a fare qualche aggiustamento e fine, ma questo è l'eccezione che conferma la regola. Il resto ragazzi, bisogna fare pratica, c'è poco da fare, è impensabile andare giù in pista, anche se io sono il primo a non farli, ma è impensabile di andare in pista e pretendere di essere i più veloci. Bisogna sudarsela la gara ragazzi, e come si suda? Facendo pratica, testando, allenandosi, e cercando di modificare i setup eccetera. Quindi siamo arrivati alla terza tappa, già molto importante il cambio. Vi anticipo che quando inizieremo a parlare di differenziale, di molle, di sospensioni eccetera, lì ci sarà da prendere aspirine, perché ci farà male la testa. Quindi ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato abbastanza chiaro. Non esitate a lasciarmi dei commenti qui sotto ragazzi, se non siete d'accordo con quello che ho detto, se avete altre tecniche per fare il calcolo della rapportatura del cambio, se avete consigli da darmi ben vengano. Come al solito ragazzi, un pollice in su se vi è piaciuto il video, non esitate ad iscrivervi al canale, tanto è gratuito, ricordate di attivare la campanellina qui sotto per essere notificati quando pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo alla prossima, da Fabris è tutto, ciao!